Continuano a salire le temperature, è la caratteristica di questa estate 2011 che vede una fine di luglio e ancora buona parte di agosto con temperature al di sopra della media. È un'estate davvero calda con picchi fino a 38-40 gradi. A soffrirne di più sono bambini ed anziani e pazienti affetti da particolari patologie. Per superare questa estate davvero bollente nel migliore dei modi basta comunque seguire dei piccoli rimedi. Per prima cosa evitare di uscire o di mettersi in spiaggia nelle ore più calde tra le 12 e le 17 e comunque se proprio si deve meglio indossare abiti leggeri e molto chiari, mangiare frutta, verdura e pochi dolci, ricordarsi di bere tanto e costantemente. Evitate le bevande gassate e quelle che contengono caffeina e zuccheri. Se rimanete in casa evitate di usare troppi condizionatori, limitandoli solo alle ore più calde del giorno. Per l'alimentazione vengono consigliati 4-5 pasti giornalieri di piccola quantità, insalate miste, moderatamente condite che forniscono importanti principi nutritivi, ma vanno anche bene formaggi freschi, frutta a volontà come pesche albicocche che aiutano a rilassare l'organismo. Al bando invece alimenti conditi, come pure gli alimenti in scatola. Ricordatevi di bere molto, 10-15 bicchieri d'acqua al giorno, anche se non si ha sete, oltre a spremute e succhi di frutta. È preferibile evitare le bevande alcoliche, attenzione anche al caffè che non aiuta il riposo notturno.